Ottimo esordio casalingo per il Parma Women, 4-0 contro l'Orobica. Mister, c'è da essere soddisfatti di questo inizio di campionato? Sì, un buon inizio contro una squadra che aveva fatto un ottimo precampionato. Squadra con entusiasmo, è stata ripescata, è andata a pareggiare subito a Bologna in amichevole, ha vinto contro il Milan, campione d'Italia primavera in amichevole, ha superato il turno di Coppa Italia brillantemente contro il Lumezzane, quindi c'era da stare attenti, ma la squadra ha risposto presente, si è imposta di personalità, non ha praticamente mai rischiato nulla. Peccato solo per i tanti gol sbagliati, potevano essere molti di più, ma con un caldo così pressante bisogna essere anche felici del 4-0. L'impressione è che la scelta della formazione iniziale sia stata un bel mix tra chi era già presente nello spogliatoio l'anno scorso e le nuove arrivate. Come procede questa unione tra quelli che inizialmente magari sono due gruppi e invece sono già un gruppo solo? No, procede benissimo, sono contentissimo perché ho la fortuna di allenare un gruppo di ragazze spettacolari, sia le nuove ma anche quelle che erano già a Parma, che stanno aiutando appunto a inserirsi dentro questo nuovo ambiente, le nuove arrivate, e quindi non ho ancora ad oggi sentito una parola fuori posto, sono sempre applicati, disponibili, vogliono migliorare, hanno fame, sono delle spugne, stanno giorno per giorno assimilando tutto, e devo dire che probabilmente chi ha visto giocare l'ultimo Parma dell'altra stagione e vede giocare questo Parma è sempre lo stesso, anche se oggi in formazione avevamo praticamente 5 su 11 nuove e poi con le sostituzioni sono diventate anche di più, quindi diciamo che questo processo di amalgama sta procedendo bene e possiamo essere felici. A proposito di sostituzioni, abbiamo avuto anche noi una situazione in stile Napoli-Parma di ieri, il nostro Parma ha finito con un uomo in meno, con una donna in meno. Sì, infatti mentre mi apprestavo a fare i cambi ci pensavo sempre, ho detto ieri sera perché è rimasto praticamente in 10 senza il portiere, senza sostituzioni a 20 minuti dalla fine, quindi io ho aspettato un po' a fare l'ultimo, però io avevo il vantaggio di essere già sul 3-0 e lui invece era al Maradona sull'1-0 col Napoli che spingeva tantissimo, e quindi vedere quell'eroe del Prato in porta, ricorderemo anche questa. 4 gol, 4 marcatori differenti, è un segnale importante anche quello. Sì, noi l'anno scorso siamo stati la squadra di Serie B che ha portato più calciatrici in gol, se non ricordo male 18, è sempre stato un principio delle mie squadre, anche quando allenavo nel maschile, mi piace coinvolgere tutte nella manovra, non mi piace avere un fuoriclasse, anche se poi li prendo sempre volentieri, ma voglio che tutte siano leader in campo e tutte abbiano responsabilità, partecipazione e importanza nel gioco.